Uomini e donne, la nuova edizione del dating show comincia a prendere forma, prevista una sessione di doppie riprese. Manca sempre meno all'esordio in onda di Uomini e donne, per quest'anno leggermente posticipato rispetto agli inizi delle edizioni precedenti, nonostante questo, comunque, il pubblico è sicuro che presto vedrà tante dame e cavalieri, nonché tronisti, troniste, corteggiatori e corteggiatrici, pronti a vivere i loro percorsi e a dare vita a tantissime dinamiche amorose. C'è già tanta curiosità nel rivedere sotto i riflettori le due ex di Temptation Island, Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon, così come il ritorno in studio di Michele Longobardi, lo scorso anno corteggiatore di Manuela Carriera, esordio assoluto, invece, per Alessio Pecorelli. Le primissime registrazioni si sono già svolte e sono anche trapelate le prime anticipazioni, ad esempio col rifiuto di Ida Platano di restare in studio, ma tutti i partecipanti sono ora chiamati ad un nuovo doppio appuntamento per consolidare l'inizio di questa edizione. Uomini e donne, una sessione di doppie registrazioni per le nuove puntate. Col ritorno in onda previsto per lunedì 23 settembre, Maria De Filippi sta cominciando ad accumulare puntate per il suo dating show, è tutto pronto per la nuova edizione e, come segnalato da Lorenzo Pugnaloni, le due giornate per le nuove riprese sono state fissate per il 18 e il 19 settembre. Ore intense per il programma, quindi, con una protagonista che si prende subito la scena. Sempre secondo quanto riportato dall'esperto Lorenzo Pugnaloni nelle stories del suo profilo Instagram, i riflettori del programma si sono subito accesi su Francesca Sorrentino, che dopo un anno di corteggiamento da parte della produzione ha deciso di accettare la chiamata di Maria e iniziare questo nuovo percorso. La tronista avrebbe però manifestato le prime difficoltà nell'iniziare questo percorso, mostrandosi visibilmente agitata e, interpellata dalla conduttrice, non ha trattenuto le lacrime confessando di avere molta ansia per questa sua nuova esperienza. Maria, come al solito, ha cercato di rincuorare la sua tronista, consigliandole di lasciarsi andare e di viversi semplicemente questa esperienza. La domanda che si fanno molti fan è però la seguente: Francesca, riuscirà a farlo? In tanti già pensano possa esserci un addio anticipato al trono, ma staremo a vedere.